Oggi siamo qua come rappresentanti di questa libera associazione Costruttori di Pace, che è stata costituita su iniziativa di Luigi De Giacomo, un attivista di tante battaglie per la democrazia, sui beni comuni, sull'acqua pubblica. E lui non c'è più, è mancato il 4 luglio scorso, ma ci sono la figlia e la moglie per continuare la sua opera assieme a tanti di noi. Ci rivolgiamo pertanto al Presidente della Repubblica, pregandolo di lavorare per una Costituzione democratica e di pace dell'Europa. Egregio Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è ora che i popoli europei riprendano a tessere la trama di un futuro di pace. Scevro dalla minaccia delle armi nucleari, le chiediamo di farsi promotore di iniziative diplomatiche atte a rimettere al centro di una nuova Europa l'obiettivo di una carta dei diritti fondamentali che impegni i vertici istituzionali ad assicurare ai cittadini prospettive pacifiche fondate sul bene comune, sull'uguaglianza sostanziale, sulla fratellanza, sulla libertà e sulla democrazia. Ci sono tante organizzazioni, c'è il presidente del Movimento Europeo Pier Virgilio D'Astoli che condivide la nostra battaglia e ha sottoscritto la lettera, ci sono i rappresentanti di Comunia, che è una fondazione che raccoglie tante associazioni, c'è l'associazione Beni Comuni Stefano Rodotà e ci sono gli studenti del Villaggio della Pace. Per me pace significa felicità. Felicità perché un mondo unito, un mondo con la solidarietà, un mondo in cui non ci sono più guerre, un mondo più semplice da un certo punto di vista, è un mondo felice. Per me pace significa cooperazione, soprattutto saper cooperare in pace e compromesso, perché ci sia la pace bisogna venirsi incontro e penso che in un momento come questo una cosa del genere è veramente fondamentale. Siamo qui come Costruttori di Pace in memoria, prendendo l'eredità che ci ha lasciato Luigi Di Giacomo, il nostro idealista, per parlare di pace. Qui c'è sua moglie, venuta da Morcone. Siamo un gruppo di tantissime associazioni. Porteremo la lettera al Presidente della Repubblica. Come ha ripetuto e ricordato oggi Papa Francesco, dobbiamo parlare di pace e pretendere che la società civile parli di pace, perché non se ne parla, si parla solo di guerra, non è più possibile. Anche Fondazione Comunia, rete dei beni comuni a livello internazionale, è presente qui oggi per manifestare con forza il bisogno di avere la pace nel mondo. Il nostro percorso non si ferma oggi, ma andremo avanti e saremo sempre di più. Il nostro scopo è anche quello di creare un tessuto connettivo tra le tante iniziative di pace che sono nate dal 24 febbraio in poi e che hanno poca voce sui media, ma che stanno crescendo tra la gente.